Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato una rappresentanza dell'Aeronautica Militare in occasione del 98° anniversario di fondazione. Ascoltiamo le sue parole. L'anno scorso, a causa dell'esplosione della pandemia, questo incontro non ha potuto avere luogo, così come non è avvenuto neppure per le altre forze armate. Quest'anno, anche perché l'ultimo mio mandato, non potevo e non volevo farne a meno e sono molto lieto di incontrarvi anche per esprimervi l'apprezzamento e la riconoscenza per quello che l'arma fa abitualmente e sta facendo sotto alcuni profili particolarmente intensi in questo anno. 98 anni sono tanti, è una storia importante. Questa ricorrenza si affianca ad altre importanti in questo anno, avvicina ai 100 anni di storia della Forza Armata. Ed è una non soltanto una storia importante, ma una sottolineatura della realtà importante che l'aeronautica rappresenta nel nostro Paese. Siete una grande risorsa per la Repubblica. In questo periodo così difficile, segnato dalla pandemia, dall'angoscia, da difficoltà di carattere sanitario e di carattere economico e sociale, siete impegnati in prima linea e l'avete fatto e continuate a farlo con professionalità e con generosità di impegno. Questo in tutti gli ambiti e con tutti i mezzi che l'arma poteva mettere a disposizione del Paese, come è avvenuto. Dal rientro dei nostri connazionali in Cina o in Giappone, ai primi tempi dell'esplosione della pandemia, al potenziamento delle capacità di trasporto dei nostri concittadini in emergenza di salute, al trasporto di materiale e attrezzature sanitario, con il vostro personale medico e tecnico di supporto, con la predisposizione di ospedali a campo, con il contributo offerto dall'Arma al Servizio Sanitario Nazionale. L'aeroporto di Patrick di Mare è stato inoltre, ed è inoltre, un punto nevralgico, è stato predisposto per affrontare l'emergenza ed è un riferimento decisivo per tutto il Paese, per ricevere, conservare, distribuire il vaccino contro il virus. E nel sottolineare l'importanza di questo concreto sostegno offerto al Paese, esprimo a ciascuno di voi e all'intera Arma Generale la riconoscenza della Repubblica. Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile. Lo ha rivelato il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell'inaugurazione dei maxi hub vaccinali della Fiera di Genova. Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire, dichiara. Intanto il ministro Speranza ha dichiarato: ho appena firmato il protocollo con Regione e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid anche nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo in avanti per renderla più veloce e capillare. Restiamo ancora sul tema Covid. È estremamente improbabile che il coronavirus sia sfuggito da un laboratorio di Wuhan, ma lo scenario più realistico resta quello secondo cui la trasmissione del virus che ha scatenato la terribile pandemia nel mondo sia avvenuta a partire da un pipistrello attraverso un altro animale per poi trasferirsi all'uomo. E quanto emerge dalla bozza del report redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Cina sulle origini della pandemia stessa, dove vengono argomentate conclusioni ancora non definitive, ma che sottolineano quanto era emerso inizialmente a proposito dell'origine della diffusione del coronavirus. A riportare la notizia in esclusiva è l'Associated Press. Sebbene siano ancora molti i punti da chiarire, il team di ricercatori impegnati nel rapporto ha però chiuso l'ipotesi della fuga del virus dal laboratorio di Wuhan, per mesi al centro dei sospetti.
Gli esperti infatti hanno valutato che il parente più prossimo del virus che causa il Covid-19, è stato sottolineato, è stato trovato proprio nei pipistrelli che sono noti per trasportare i coronavirus. Tuttavia il rapporto afferma che la distanza evolutiva tra il pipistrello e il virus è stimata in diversi decenni, suggerendo quindi un collegamento mancante, tanto che virus simili sono stati ritrovati anche nei pangolini oppure nei visoni, che ne risultano così altri probabili portatori. Il report odierno del Ministero della Salute registra 12.916 nuovi contagi in Italia a fronte di 156.692 tamponi tra molecolari e antigenici. I decessi nelle ultime 24 ore sono 417, sono invece 3.721 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 42 in più rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri di rianimazione, sempre secondo i dati del Ministero della Salute, sono 192, mentre ieri erano 217. Nei reparti ordinari invece sono ricoverate 29.163 persone, in aumento di 462 unità rispetto alla giornata precedente. Infine la percentuale dei positivi è all'8,2%. Secondo i dati diramati dall'unità di crisi della Regione Campania, sono invece 1.169 positivi del giorno, di cui 710 asintomatici e 459 sintomatici. I tamponi effettuati sono 10.007, di cui 1.406 antigenici. I deceduti invece 54, 31 nelle ultime 48 ore, 23 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, mentre guariti sono 2.244. Per quanto concerne il report, posti letto su base regionale prevede 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, occupati 169. I posti letto di degenza disponibili invece sono 3.160, occupati 1.601. La curva del contagio quindi resta stabile in Campania, oggi all'11,68% rispetto al precedente 11,42%. Aggiornamento anche per i dati delle vaccinazioni alle ore 12 del 29 marzo. Complessivamente sono stati vaccinati in Campania con la prima dose 554.488 cittadini. Di questi 242.020 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state quindi in totale 796.508. Nel weekend il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presenziato a Camposano, dove l'ASL Napoli 3 Sud ha inaugurato il centro di vaccinazione pubblico-privati per i pazienti in dialisi, parlando dell'approvazione del vaccino Sputnik. Ascoltiamolo. Ma come sapete stiamo facendo una battaglia per avere la stessa quantità di vaccini di altre regioni in rapporto alla popolazione. Ci auguriamo di ottenere questi vaccini che non ci hanno mandato entro il mese di aprile. Per il resto sapete che il nostro programma come regione prevede l'immunizzazione di tutta la popolazione campana per quest'autunno. Dovremo fare uno sforzo gigantesco per arrivare a fare 60.000 vaccinazioni al giorno. Ce la possiamo fare, a condizione ovviamente che arrivino i vaccini. Sapete che abbiamo anche stipulato un contratto con l'azienda produttrice di Sputnik. Voglio chiarire ovviamente che il contratto è subordinato all'approvazione del vaccino da parte delle agenzie di controllo. Arriveranno queste approvazioni? Mi auguro di sì. Mi auguro che, a cominciare dal governo italiano, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni a fare in modo che l'AIFA verifichi i vaccini in tempi rapidi, non nell'arco di mesi, perché non siamo in un tempo di ordinaria amministrazione, ma siamo in guerra. E siccome vi sono vaccini che sono già stati somministrati a milioni di cittadini, si può tranquillamente fare una verifica sulla efficacia del vaccino in un mese, non in sei mesi. Questo è quello che noi chiediamo al governo e all'AIFA, e ovviamente ci atterremo alla valutazione scientifica sul vaccino. Per il resto, ripeto, noi siamo impegnati a fare la corsa per immunizzare tutta la popolazione campana per quest'autunno. Questo vuol dire che dobbiamo fare 60.000 vaccini al giorno. E ci stiamo preparando a farli. Sapete che anche oggi siamo la prima fra le grandi regioni d'Italia a fare vaccini.
ma dobbiamo fare di più. Ed è un miracolo quello che stiamo facendo, perché, come sanno i cittadini campani, ma non lo sanno il resto d'Italia, noi abbiamo 15.000 dipendenti in meno rispetto a regioni che hanno 1,5 milioni di abitanti in meno della Campania. Tra Roma e Ercolano, in provincia di Napoli, il comando provinciale della Guardia di Finanza ha sequestrato immobili e disponibilità finanziarie del valore di 500.000 euro. Due i coniugi accusati ed indiziati per usura. Su provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, i finanzieri sono riusciti con il meccanismo di usura grazie alla testimonianza di un imprenditore edile che durante il controllo ha denunciato di aver visto lievitare la pretesa restituzione del prestito iniziale di diverse decine di migliaia di euro, con interessi fino al 400%. Si è poi accertata l'erogazione di prestiti per 115.000 euro a tassi usurari e danni di due imprenditori in difficoltà economiche, uno di Latina e l'altro di Portici. La Whirlpool è una realtà emblematica di una deriva che sta colpendo tutti i settori dell'economia, determinando la chiusura di non poche attività produttive con conseguente cancellazione di posti di lavoro, annullando un legittimo diritto costituzionale e minando la dignità di uomini e donne. Idealmente, pertanto, saranno presenti tutti i lavoratori di Napoli e non solo, per i quali l'arcivescovo rinnoverà il sacrificio eucaristico nello spirito della Pasqua, che è riscatto e nascita a nuova vita per tutti e particolarmente per chi vive nel disagio e nella sofferenza. La diocesi di Napoli ha infatti deciso di introdurre la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Don Mimmo Battaglia nello stabilimento Whirlpool. Un gesto importante e emblematico a riprova delle gravissime conseguenze della pandemia Covid. Lo scopo è di offrire al Signore le ansie, le preoccupazioni e le legittime aspettative di tutti i lavoratori ed è testimonianza della vicinanza della Chiesa di Napoli a tutto il mondo del lavoro. Nelle ultime settimane, infatti, i lavoratori Whirlpool di Napoli hanno presidiato Piazza del Plebiscito con la speranza che le loro richieste venissero ascoltate. L'AS di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico con riferimento ai positivi da coronavirus. Nel territorio locale i dati del 29 marzo certificano 130 nuovi positivi, cui si aggiungono 12 vittime e 359 guariti. I test elaborati sono 1046 per un tasso di incidenza del 12,42%, in discesa di circa un punto percentuale rispetto alla giornata di ieri domenica. Nel saldo complessivo è importante discesa dei positivi, con 241 contagiati in provincia. Per quanto concerne le singole città, Caserta scende sotto quota 600 e fa registrare 596 attualmente positivi, seguita da Maddaloni con 500 e da Marcianise con 495. Profondo dolore in tutta Italia per la morte del maresciallo Baldassarre Nero, comandante della stazione dei carabinieri di Macerata Campania in provincia di Caserta. Aveva contratto il Covid alcuni giorni fa, le condizioni si erano aggravate ed è stato ricoverato. Si è spento questa notte all'età di 49 anni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cotugno di Napoli. Nero, una vita nel casertano tra le stazioni di Grazzanise, dove fece numerose indagini contro il clan dei Casalesi, e poi negli ultimi anni a Macerata Campania, lascia la moglie e la figlia. Una bruttissima notizia, commenta il sindaco di Macerata Campania, Stefano Antonio Cioffi. Il maresciallo Nero era con noi da tanti anni, faceva parte della nostra comunità. L'ho sentito prima che fosse portato al Cotugno, quando era ricoverato al reparto Covid del Melorio di Santa Maria Capuavetere. Mi mandò la foto con il casco per respirare, poi la situazione è improvvisamente peggiorata e lo hanno portato in rianimazione al Cotugno. Da quel momento ho inviato messaggi alla figlia che mi diceva che stesse migliorando, poi ha avuto un'altra crisi. Questo Covid non vuole andarsene, ha colpito anche altri concittadini. Sono almeno 10 quelli ricoverati in ospedale. E stamattina fuori ad uno studio medico c'erano tante persone in attesa. La gente deve stare attenta, adotterò altre misure, conclude il sindaco Cioffi. Martedì 30 marzo alle ore 16 sarà installata al Corso Trieste di Caserta una targa artistica commemorativa ai piedi dell'albero dedicato a Fausto Mesolella, il compianto chitarrista, compositore e arrangiatore scomparso prematuramente il 30 marzo 2017.
La targa riproduce il quadro che l'artista Bruno Donzelli ha voluto realizzare proprio per celebrare il musicista casertano. Sarà sistemata davanti all'albero che è stato piantato il 2 luglio dell'anno scorso per ricordare Fausto e il legame con la sua città. Parliamo anche di sport, di calcio e di Serie A con il Napoli. Dopo la sosta di campionato per gli impegni delle nazionali, il Napoli riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio al Training Center di Castelvolturno. Il campionato infatti ricomincerà soltanto sabato 3 aprile con Napoli-Crotone, 29esima giornata di Serie A. Nonostante ciò c'è qualcuno che oggi è voluto comunque scendere in campo perché il richiamo di tornare a giocare è troppo forte, così come quello di dimostrare tutto il proprio valore. È Andrea Petagna che ha svolto una seduta di lavoro personalizzato, l'ennesima per essere già ruolabile proprio sabato contro il Crotone. La sosta del campionato però ha spostato i riflettori non solo sulle problematiche legate agli infortuni degli azzurri e anche al Covid, ma sul futuro e sul mercato. I piani alti del club infatti lavorano sotto banco per l'estate, quando ormai molto probabilmente ci sarà l'addio di Gattuso e anche di alcuni tra i big partenopei. Tra questi potrebbe esserci anche lo spagnolo Fabian Ruiz, che dopo una stagione a buoni livelli sembra essere comunque distante dalle idee partenopee, con la voglia proprio di tornare in Spagna. Il centrocampista avrebbe già detto di no al rinnovo a prescindere dalle cifre offerte dalla società. La tentazione di rientrare in Liga è più forte di ogni altra idea, ma se ne parlerà concretamente solo a fine stagione, dopo aver provato a conquistare con gli azzurri un piazzamento in Champions. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata e vi auguro un ottimo proseguo di giornata. A domani!